È con grande soddisfazione e con una punta di orgoglio che la sezione Le Dantinore di Fano dell'Ampi può donare un monumento come quello che abbiamo qui alle mie spalle, dedicato alla resistenza fanese, cioè a tutte quelle donne, quegli uomini che nella Seconda Guerra Mondiale, grazie al loro gesto, hanno potuto contribuire a liberare Fano dal nazifascismo. Un progetto che parte da lontano, un progetto che ci vede protagonisti già nel 2012, entrando nelle scuole in collaborazione con gli insegnanti, con gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della nostra città, per parlare di Costituzione e di resistenza. Ecco che si è sviluppato un progetto, molti di questi studenti hanno recepito il messaggio, hanno voluto su nostra richiesta mandare un grafico, un disegno di come avremmo potuto realizzare questo monumento. Quest'opera è stata realizzata con il contributo di tantissimi soggetti, non solo quello degli studenti, ma anche da persone della società civile che hanno voluto contribuire fattivamente alla sua realizzazione. Quindi un grazie nostro personale va sicuramente all'artista che ha lavorato in maniera volontaria, ma anche ai geometri, agli architetti, alle imprese che hanno messo in opera, in posa questo monumento, e poi a quelle aziende private, a quelle pubbliche, al comune di Fano che ci ha dato gli spazi e a organizzazioni sindacali e a molti cittadini privati che hanno dato un contributo economico perché quest'opera potesse essere oggi patrimonio di tutta la comunità antifascista e democratica. L'opera è il risultato di un concorso di idee indetto dentro le scuole che abbiamo voluto non per mancanza di idee sulla realizzazione ovviamente dell'opera, ma proprio per coinvolgere e portare i ragazzi ad una riflessione, ad un lavoro intenso fatto proprio su questo tema. La resistenza infatti era il tema del concorso, i ragazzi sono stati chiamati ad esprimere tramite un bozzetto di opera, cioè un disegno oppure un video, altri hanno presentato proprio un piccolo bozzetto di piccola architettura, ad esprimere le proprie idee sulla resistenza. Sono arrivate un'ottantina tra tavole e lavori, e una giuria composta da vari cittadini della società civile ha scelto le opere migliori rappresentative. Da queste opere migliori naturalmente è scaturita un'idea comune che l'artista Michele Ambrosini ha messo in fila e ha realizzato, realizzando poi questa splendida opera. Com'è nata l'idea di questo monumento alla memoria? L'idea nasce da un insieme di suggestioni che ho tratto molto liberamente dai lavori pervenuti al concorso che l'Ampi ha riservato alle scuole medie e superiori. Diverse sono le idee che ho trovato stimolanti e anche talvolta ricorrenti nei vari lavori. Ad esempio l'uso delle mani, l'uso simbolico delle mani, la presenza della figura femminile nei lavori dei ragazzi e l'uso altrettanto simbolico della coppia, dell'uomo e della donna insieme, e anche l'idea di rappresentare un muro come forma forse la più astratta di resistenza, cercando di scarnificare questi stimoli a un'astrazione massima come il mio costume. Ho pensato a delle figure umane e a dei gesti molto essenziali che potessero rappresentare la coppia, l'uomo e la donna resistenti. Mi è sembrato naturale porre queste figure in gesti naturali di
difesa e di protezione, la donna che fa scudo col suo corpo, come un atteggiamento tipicamente femminile, e l'uomo che oppone resistenza con la forza delle sue braccia, difendendola e lasciandosi proteggere. Dopo una serie di studi e di disegni preparatori è nato il bozzetto definitivo in argilla. Dal bozzetto in argilla è partita l'esecuzione vera e propria dell'opera, realizzando un modello originale in scala 1 a 1 in argilla, che è un materiale che insieme alla pietra amo di più lavorare. Da questo originale in argilla è stato ricavato un calco, di nuovo una colata di cera ha ricreato un positivo, e da questa cera, secondo la millenaria tecnica della fusione a cera persa, è stata fusa l'opera in bronzo. Una volta colato il bronzo è stato collocato in un supporto di acciaio Corten, scelta che è altrettanto simbolica, perché è un acciaio che resiste alle intemperie, agli agenti atmosferici, grazie alla patina di ossido che lo ricopre. Con questo acciaio appunto è stato ricreato una sorta di muro simbolico, e tutta l'opera intera così composta è stata collocata ai giardini Biancheria Morelli, che si spera verranno chiamati giardini della memoria. La collocazione in sé è un altro valore simbolico per la scelta di voler far nascere un muro di resistenza dalla terra arida e brulla, e quindi dalla natura, con un gesto naturale che è quello della resistenza. Ed eccoci di fronte all'opera finita. Un'opera che abbiamo appunto realizzato senza armi, per ricordare chi ha combattuto, ma anche chi pacificamente ha dimostrato la sua resistenza, e anche a chi nel presente e nel futuro manifesterà, ogni volta ce ne sarà bisogno, la propria voglia di resistere. Il cuore, il braccio nel colpir, nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir, se ci coglie la crudele morte.